Allora, riprendo la parola come vicepresidente e chiamo l'oggetto numero 3, criticità relative al bando di emergenza abitativa del Comune di Terni, chiarimenti della Giunta regionale a riguardo. Interroga il consigliere De Luca, risponde sempre l'assessore Melasecche. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione vogliamo fare chiarezza su una vicenda che ci ha visto interessati tutti quanti in maniera assolutamente trasversale per cercare di risolvere delle problematiche che riguardano la vita diretta delle persone. Le valutazioni in merito a quelle che sono sostanzialmente il quadro generale della normativa in questa situazione c'entrano relativamente, mi riferisco ovviamente ai criteri, a tutta quella che sostanzialmente è il dibattito che poi faremo in un'altra sede in merito all'opportunità o meno dell'inserimento, diciamo, del divieto criterio excludendum per quanto riguarda la presenza, ecco, di condanne all'interno del casellario giudiziario. In questo caso noi ci stiamo rivolgendo a quella che è una situazione specifica e che costituisce una deroga alla normativa generale, ovvero quella dell'emergenza abitativa. Uno strumento che hanno in mano i comuni per rispondere a delle situazioni di grave disagio sociale e che sostanzialmente sono una situazione che ha un riflesso che non è soltanto legato all'aspetto abitativo, ma concerne tutto quello che sostanzialmente è un aspetto anche sociale, quindi anche in termini di sicurezza, in termini di tutela dell'incolumità delle persone e anche ovviamente quello che riguarda i diritti essenziali dell'essere umano. Nella fattispecie, entrando nel merito, il Comune di Terni ha emesso un avviso pubblico di emergenza abitativa, ha scelto questa strada, ai sensi, quindi prendendo a riferimento l'articolo 34 della legge regionale 23 del 2003 e quindi aprendo un avviso pubblico rispetto a quelle che erano potenziali domande che potevano provenire da situazioni con situazioni corrispondenti a quelle del grave disagio abitativo previsto dall'articolo 34. L'articolo 34, è bene, ecco, rimarcarlo, prevede dei criteri che sono base a cui non si può, diciamo, fare meno, ma i comuni hanno l'opportunità, in base a quelle che sono oltretutto situazioni di eterogeneità territoriale, di poter intervenire inserendo ulteriori criteri. L'articolo 34 quindi va in deroga rispetto all'articolo 30 e quindi alle procedure generali per l'assegnazione di alloggi popolari e più in dettaglio, scusate, il comma 5 dell'articolo 34 indica che nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui l'articolo 29 della stessa legge, l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere effettuata solo ed esclusivamente per la durata dello stato di bisogno e comunque per un periodo di tempo non superiore a 2 anni. Nell'avviso pubblico emesso dal Comune di Terni c'è nei fatti una contraddizione, in quanto dapprima si identificano i requisiti dell'articolo 29 della legge regionale 23 del 2003 come un prerequisito necessario alla presentazione della domanda e poi invece nello stesso articolo del bando viene citato quello che abbiamo detto prima riferito al comma 5. Quindi è evidente che questo avviso pubblico a nostro modo di vedere contrario a quelle che invece sono le disposizioni proprio nella ratio normativa della legge regionale 23 del 2003, perché le emergenze abitative sono un canale deroga proprio per rispondere a queste situazioni che abbiamo detto all'inizio, essendo sostanzialmente emerso dagli organi di stampa
che ovviamente anche dalle procedure che sono state avviate fino a questo momento. Sappiamo che oggi ci sarà un ulteriore incontro, ma ad oggi la ratio invece che è stata attuata dal Comune di Terni è quella di andare invece a escludere e quindi venendo meno a quelli che sono, ripeto, la ratio normativa. Si interroga l'assessore Menasecchi e la Giunta per sapere quale sia la corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli della legge regionale 23/2003, quindi che disciplinano l'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, e se nella fattispecie l'articolo 34, viste le disposizioni del comma 5, costituisca una deroga specifica alla norma regionale dell'articolo 30, definendo quindi in contrasto la stessa legge qualsiasi esclusione delle domande presentate in assenza dei requisiti dell'articolo 29 operato dal Comune di Terni in virtù dell'avviso approvato. Grazie. Assessore Melasecche, prego. Consigliere, io parto dal fondo perché la conclusione, essendo la risposta predisposta dai tecnici un po' lunga, arrivo direttamente al punto cruciale. Ciò premesso, poi leggerò il resto se c'è tempo, appare evidente che il bando emanato dal Comune di Terni, che ha previsto l'applicazione della procedura ordinaria, articolo 30, per l'assegnazione di alloggi per emergenza abitativa, non ha colto le specifiche e le deroghe che la norma regionale consente per fronteggiare situazioni emergenziali, articolo 34. E alla finalità sottesa dalle norme che disciplinano le assegnazioni di alloggi ERS nelle due ipotesi sopra rappresentate. Vale a dire, infatti è facile intuizione comprendere come la disciplina delle emergenze abitative sia ispirata da un favor legislativo rivolto a beneficio di quei soggetti, futuri assegnatari, che versano in condizioni di estremo disagio abitativo per il ricorrere di una delle condizioni di emergenza di cui alle lettere dalla A alla F del comma 3 del sopracitato articolo 34, oltre a quelle ulteriori eventualmente previste dal Comune di Terni con il proprio regolamento. Tale favor legislativo si traduce in termini pratici nella possibilità di deroga dei requisiti richiesti dall'articolo 29 della legge regionale per le assegnazioni ordinarie. L'ulteriore disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 34 fa riferimento all'ipotesi di mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 della legge 23, confermando in tal caso il carattere provvisorio dell'assegnazione, tra virgolette, per la durata dello stato di bisogno. In conclusione, preme evidenziare che il legislatore regionale, con le disposizioni sopra esaminate in tema di emergenze abitative, ha conferito ai comuni un ampio potere discrezionale al fine di fronteggiare le situazioni emergenziali al di fuori della procedura ordinaria di assegnazione. Pertanto appare singolare quanto fatto dal Comune di Terni, che non ha tenuto conto dei poteri che ha. Da un lato mi sembra che si reclamino poteri in continuazione. Quando questi poteri li si ha a disposizione, non li si esercita, venendo, diciamo, a danneggiare in effetti coloro, cittadini, che si trovano in condizione di particolare disagio. Le consegno ad ogni buon conto il testo dell'intera risposta affinché lei possa utilizzarlo per quello che crede. Grazie. Signor Di Luca per la replica, prego. Io voglio ringraziare l'assessore perché al di là, ripeto, delle appartenenze su queste tematiche è necessario avere l'approccio più istituzionale possibile e in questo caso l'ha dimostrato. È chiaro come a questo punto mi auguro che il Comune di Terni, preso atto della situazione, intervenga in maniera più inclusiva possibile e dando risposta a quella che è una situazione di grave disagio nei confronti di famiglie che rischiano seriamente di andare a finire sotto un ponte e che invece attraverso
le risposte messe a disposizione da parte della legge regionale e quindi la possibilità che questa regione mette e dà in mano ai comuni debba essere presa in carico immediatamente. Grazie.